Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in quel di Matera. È mattina, sono le 9, siamo partiti prestissimo stamattina. Ho un sonno che non potete neanche immaginare, ho dormito 3 ore stanotte. Siamo qui con il primo pasto, cambellina, poi a seguire cornettini. Comunque adesso vediamo un po' tutto. Partiamo dalla cambellina tattica. Dentro spero sia qualcosa. È vuota. Stanno in te eccellenti. Ci hanno detto che i cornettini sono buonissimi, quindi devo mangiare i cornettini. Cornetto alla crema, questo qua ci hanno detto che è buonissimo. Per cui adesso giudico io però. Più che una crema mi sembra più una ricotta. Veramente buona, eh? È buonissimo. Buono. È buonissimo, sembra una ricotta. Sembra una ricotta, non una crema. È tipo quella delle pastiere napoletane. Buonissimo, assaggialo. Assaggi. Ah, ora vado io, guardate qui. Spettacolo ragazzi, spettacolo. La crema è una delle migliori che abbiamo mai lanciato, ragazzi. Consigliato. Ultimo pezzo di questa prima tappa, il cornettino minuscolo pari al mio pollice col cioccolato. Speriamo sia buono però. Sconsigliato. Matera, siamo qui. Salve, per me una cheesecake. Quant'è? Euro, ok, grazie. Al prossimo sportello? Andrea, che stai facendo lì tutto solo? Acqua sempre super economica, ma sempre pessima. Voglio il cloro che piace a noi. Non pensavo a Matera fossero così modernizzati. Il distributore pure di cornetti, voglio. Tocca lo schermo per iniziare. Vediamo qua. Caffè, orzo, cioccolato, tè, bicchiere. Per riempire la fontanella fuori forse. 10 centesimi, ah! Acqua calda. Così la butto in faccia ad Andrea. Per elevare il prodotto. Ah, per se manco metti sotto, va bene. No, mi metti sotto. Ma non mi trovo. Frate, frate, questa è una truffa, frate. No. No, non mi dico così, non mi dico così. Vabbè, dai, andiamo. Bellissima, ragazzi. Molto, molto bella, devo dire. Qui ormai ci si denuda, ragazzi, fa troppo caldo. Siamo solo noi che veniamo qua d'estate, non so come ci è venuta sta cosa. Vabbè, ormai ci siamo. Questi sono i sassi, il navigatore porta 0 metri, per cui ragazzi, questi sono i sassi, che ne dite? Piace? Bellissimo. Dai, bello, bello, bello tutto, bello tutto. Signorina, se si sposta, gli fa bene anche a me, eh. Mi sto attendendo, vai vince. Grazie anche a lei. Buonasera, buonasera. Ma quanto sono tamarro. Si vede proprio che siamo del sud, si vede, Vincere, si vede. Sì. Per noi sembra Villapiana è tutto nord. La raffinatezza siamo noi, ragazzi. È troppo freddo. Cioè, ma voglio. Chi viene qua con la maglia? Ragazzi, non siete nessuno. Questo qui abita a capo nord. D'estate si sta senza maglia. Una Coca-Cola, grazie. Quant'è? Ho visto una biscia. Andiamo al prossimo, grazie. Già. Amici, andiamo a mangiare, veloce. Vai, veloce. Il cibo aspetta noi. Non ci aspetta il cibo. Siamo entrati in un posto, faceva tipo robe tipiche o cose del genere. Abbiamo chiesto dentro un panino che cosa ci fosse. Ha detto delle cose incomprensibili, siamo messi a ridere là davanti. Lui diceva, ma perché ridete, ma perché? Quindi prendiamo uno di questi, anzi prendiamo tutti e tre e facciamo le gare illegali a Matera. Io faccio il Valentino Rossi la situazione, meglio ve lo dico. Qua c'è Leclerc in rosso. Gatorade rinforzante. No. Solo io pensavo che i sassi di Matera fossero tipo dei trulli di Albero Bello, no? Invece sono strade di sassi, non pensavo fossero così, infatti abbiamo camminato in queste strade e abbiamo detto ma dove sono i sassi di Matera? Ha detto ci state dentro, ah va bene. La pula, le guardie. Beh, però qualche negozietto, cioè non è malissimo. Vince, ma quella è una fontanella gratis. No, c'è una fontanella gratis. No. Oddio. Corri, finisci. Fresca? Fresca, sì. Economica? Sì, proprio zero, costa zero, voglio. Consigliata? No, fa cagare. Ok. Pioli so fire! Pioli so fire! Na 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 na
Che ne pensi?
tanta roba, lo visivo, guarda, guardate qui. Signori, mi stanno zanando. Guardate, pure questi panini qui. Le crocchette di patate. E una bottiglietta d'acqua, ragazza. Quante notte è caldo? Allora, crocchette di patate, acqua, no. No, e ho preso un panzerotto, pomodoro e mozzarella. Facciamo prima magari crocchette di patate, ti ispirano. Non sono male. Mi ha detto che erano fredde, ma non sono fredde, sono buone. Non male. Test panzerotto, vediamo un po'. Malissimo però. Noi abbiamo mangiato a Villa Piana e costa 1,50€. Io che è allo stesso livello, se non meglio, fammi dare giusto un altro morso. Ho pagato 1,60€, quindi il costo è lo stesso. Ci sta, dai, ci può stare. Anche se forse come ingrediente è meglio questo rispetto a quello di Villa Piana, però il sapore, quello di Villa Piana è un po' più buono. Però ci sta, dai, 1,60€ ci sta. Ha provato, Andrea? Sì. Questo posto qua tutte orecchiette di tutti i tipi. C'è funghi, pesce, bolognese, io prendo bolognese, cioè tu quale prendi? Cimiderap. Cimiderap. Ma ba, bare. Poi ci vediamo dopo con l'assaggio. Ragazzi, è arrivato il cibo, le due orecchiette, queste qua a bolognese che è classico, queste qua invece con le cime di rape, piccante ovviamente per Vincenzo. Ci è andato anche un triangolino di pane, che è il pane tipico di qua, che è molto conosciuto. Comunque partiamo con l'assaggio delle mie bolognesi, poi magari facciamo, vediamo anche l'assaggio di Vincenzo. Particolare, molto particolare. La bolognese, non so come definirla, sapore diverso proprio. E la pasta comunque si sente che è fresca. Ovviamente farò la scarpetta con questo pane. Vediamo Vincenzo che dice le sue. Dai Vincenzo. Vai ragazzi, ora assaggio io. Orecchiette con cime di rapa, noci e peperoni cruschi con un po' di piccante. Wow. È molto bello. Buono, si vede proprio. Buono. Bel piatto, molto carino. Super consigliato ragazzi, 6€, quindi ci può stare. Penso, mi sembra anche abbastanza abbondante, quindi magari pure per un pranzo può andare bene, 6€ ci sta. Che ci frega, ma che ci importa? Italia. Questa è l'Italia, questa è Italia vera. Guarda, guarda le orecchie, guarda le orecchie. Mi dirò di più. Questa canzone sottofondo, ragazzi. Che bravo che sei, sei un vero italiano. Sei italiano puro, guarda. Continuiamo la nostra giornata. Abbiamo fatto mezzo chilometro per questa pasticceria siciliana. Che diceva che chiudeva fra 20 minuti. Siamo arrivati più che in tempo. Era già chiusa. Signori, signori. Per un gelato dovremmo fare ancora un bel po' di strada. Sperando di trovarlo se gioco prima o poi, perché... Zitto! Zitto! Sto gelato, voglio sto gelato. Allora l'abbiamo trovata sta gelateria? Quasi, fratello. Dove? A 300 metri da qua. Mi fido di te, Fidati di me. Sì. Vedo dei cartelli, preghiamo sia quello, preghiamo. Voglio un gelato. Bravo. Penso di non aver mai voluto un gelato in questo modo. No, è un asilo nido. Sembravano tipo allora, i colori del gelato. Andrei, vieni qua, la strada è questa. Tiriamo la stessa. Ma che cazzo stai? Scusa, ma metti il navigatore a via. Naviga. Naviga. Guarda, installa la pubblica. Naviga. Siamo andati a questa nuova gelateria, la seconda che cerchiamo. E abbiamo scoperto che abbiamo fatto semplicemente un giro di almeno mezzo chilometro, quando invece era a fianco proprio a quella precedente. Ora stiamo tornando dove eravamo già prima, ecco qua. E quindi abbiamo fatto un giro inutile grazie a questo signore. Quasi non ci credevo più. Abbiamo aperto granita, fragola e melone, non vedo l'ora di berla tutta. Un po' di fresco ragazzi, con questo caldo ci vuole. Fammi assaggiare la granita. Non è manco malissimo, non è eccellente, però ci sta. Ragazzi, dopo un'ora e un quarto che siamo stati seduti lì al bar dove ho fatto vedere che abbiamo preso la granita, ci siamo alzati, stiamo incamminando per tornare alla macchina e procederemo per il ritorno a Villa Piana. Per cui penso che per questo vlog è tutto. Io... Allora, è proprio la giornata! Io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi se così fosse lasciate un bel like, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, no? Iscrivetevi al canale perché è importantissimo. E niente, noi ci vediamo al prossimo vlog. Bella ragazze!